Bentornati a Football Benchmark, benvenuto Andrea Sartori. Ciao Luca. Sport di KPMG, oggi un grande classico direi, no? Lo studio terza volta. Esatto, lo studio che fate di tutti gli anni, è uscito recentemente sui campioni dei campionati più importanti in Italia, quindi chi partecipa alla Champions League, perché ha vinto il campionato in realtà, esatto. No? E cosa è cambiato rispetto agli anni precedenti? Intanto un dato sportivo più che economico, 6 campioni su 8 sono gli stessi dell'anno precedente. Esatto, solamente l'Ajax ha rimpiazzato il PSV e il Benfica ha rimpiazzato il Porto. Gli altri 6 campioni sono i medesimi. Un po' di polarizzazione e cristallizzazione della forza. Oh, e invece le novità economiche? Ma le novità economiche, direi che la novità più eclatante è che il Barcellona è diventata la prima squadra in Europa in termini di ricavi assoluti. Prima volta che appunto questo accade, con 839 milioni di euro davanti al PSG e al Bayern Monaco. L'unica, appunto, l'italiana rappresentata qui è ovviamente la Juventus, campione d'Italia, con 464 milioni di euro. È importante anche analizzare, diciamo, il gap, la forbice, certo, tra le Big Five e le altre tre leghe importanti, Turchia, Portogallo e Olanda. Tra l'altro sull'Ajax stai aggiungendo questo, no? Stavo esattamente per dirti che l'Ajax è la squadra che anche ha cresciuto di più il fatturato, con una crescita del 117%, ovviamente molto legato al successo della campagna in Champions League lo scorso anno, dove fu eliminata in semifinale dal Tottenham. E devo dire che un dato importante di quest'anno è che la crescita dei ricavi per 7 delle 8 squadre è stata generata soprattutto dai diritti televisivi, e ciò deriva appunto dal fatto che c'è stato un aumento del ciclo di diritti televisivi della Champions League, che è aumentato di oltre 500 milioni di euro. E diritti TV e premi. Diritti TV e premi. L'unica squadra che fa eccezione è la Juventus, forse un effetto CR7, la Juventus ha cresciuto di più i propri ricavi commerciali, che sono aumentati del 30%. Per quanto riguarda invece l'analisi allargata non solo ai campioni ma anche agli altri club, sì, importanti in Europa, la novità sostanziale è che il Barcellona rimane primo anche in questa classifica, cioè scavalca Real Madrid e Manchester, esatto, nella lista delle squadre più ricche. E non di poco, perché è davanti al Real Madrid di 100 milioni, circa 130 milioni rispetto al Manchester United. È la prima volta che succede e io penso che il Barcellona entro 2 anni potrebbe arrivare al miliardo di euro a livello di ricavi. Ma questo è dovuto più ai risultati sportivi del Barcellona, quindi la capacità del Barcellona di fare mercato, o dal momento di flessione del Manchester anche a livello sportivo e quindi del Real Madrid soprattutto in questa stagione? Perché poi fino... No, penso che sia una crescita del club, che spende anche moltissimo, lo vedremo, sì, nella prossima slide, però chiaramente è il continuo successo alla partecipazione alla Champions League, il fatto di continuare a vincere il campionato spagnolo, e comunque rimane un marchio che a livello globale, certo, ha un appealing a livello commerciale che è enorme. Dicevi delle spese, perché poi, sì, tanti incassi, esatto, ma poi si reinvestono quasi tutti nel costo della squadra. Esatto. Il monte ingaggi, diciamo, sì, gli stipendi. Il monte, sì, ingaggi del Barcellona è quello nettamente più alto degli altri campioni, ancor più del Paris Saint-Germain, che comunque ha 2 giocatori, poi lo vedremo, molto importanti, fra i più quotati, sì, a livello internazionale. Questo comporta chiaramente un grande introito da un punto di vista economico, ma una grande spesa, cioè per vincere bisogna spendere. Però devo anche dire che il Barcellona è la squadra che in assoluto ha cresciuto i costi relativi al monte ingaggio in maniera inferiore rispetto alle squadre analizzate. Già solo partivano da una buona base. Sì, il 3%, solamente il 3%. Dato interessante, direi, quest'anno è che tutte le squadre, ad eccezione della Juventus, anche se in maniera direi marginale, sono al di sotto della soglia del 70%. La Juventus è al 71%, però ricordiamo che
4 anni fa era intorno al 64-65%, quindi c'è stato un investimento notevolissimo della Juventus relativamente chiaramente anche allo stipendio di Cristiano Ronaldo, ma non solo, anche Douglas Costa, certo, e qualcun altro. Higuain che è tornato. Sì. La curiosità che invece mi è balzata all'occhio quando vedevamo le nostre grafiche è che l'Ajax ha fatto una straordinaria stagione, però l'ha pagata. E devi pagare i premi. È aumentato del 114%, però il totale del monte ingaggi è accresciuto del 74%. Visto che siamo su questa grafica, Luca, tenderei anche a sottolineare che se prendiamo la somma degli stipendi di Benfica, Ajax e Galatasaray, non fanno quelli della Juventus. Cambiamo invece argomento, nel senso continuiamo a lavorare su questi top 8, ma andiamo a vedere la perdita o il guadagno dopo le tasse. Qui mi balza all'occhio la testa e la coda di questa classifica, no? L'Ajax, che è quella che ha incassato di più grazie all'ottima stagione di cui abbiamo appena parlato, la Juventus che invece ha un meno 40. Allora, parliamo prima dell'Ajax. L'Ajax chiaramente ha beneficiato del grande successo nella scorsa stagione in Champions League, ma anche delle ottime plusvalenze. La vendita di De Jong e Kluivert. La vendita di De Ligt sarà mostrata nel prossimo bilancio. All'altra estremità, e vediamo, è l'unica squadra in perdita delle otto analizzate, abbiamo la Juventus che ha perso 40 milioni, 20 milioni in più rispetto alla stagione precedente. Due squadre di cui voglio parlare in questa grafica. Uno è veramente celebrare le capacità gestionali dei bavaresi del Bayern di Monaco, perché per il 27esimo anno consecutivo hanno il bilancio in positivo. E questo direi che è una cosa... Un record. Penso di sì, penso veramente di sì, è una cosa straordinaria. E l'altra cosa che vorrei anche sottolineare, perché se ne parla molto, sono sempre stati molto criticati, è il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain sta diventando una squadra molto virtuosa, e lo dimostra anche il fatto che quest'anno profitti dopo il pagamento delle imposte sono vicini ai 30 milioni di euro. Prima accennavamo alla qualità delle rose, a quanto valgono le rose. KPMG, l'abbiamo raccontato tante volte, ha un tool in cui vengono analizzati i valori dei giocatori sul mercato, e quindi ci hai portato la somma dei valori dei giocatori, quindi quanto vale la rosa e quanto vale il giocatore più rappresentativo. Qui ci sono alcune belle curiosità da raccontare, perché in realtà noi al Paris Saint-Germain abbiamo messo il più significativo, Mbappé, ma ce ne sono due. Certo, c'è Neymar anche. C'è Neymar, che però non entra in questa classifica perché è il secondo, Messi è il terzo. È il secondo, esattamente. Ma è anche interessante vedere che Mbappé e Neymar, con un valore da noi dato rispettivamente di 225 milioni e 185 milioni, non riesce a entrare, diciamo, nella categoria del miliardo di squadre nonostante che valgono, due. Nonostante abbia questi due, perché abbiamo due squadre che hanno un valore di rosa superiore al miliardo: il Manchester City, che sfiora il 1,3 miliardi, il Barcellona con Messi, da noi valutato 180 milioni di euro, che è circa 1,2 miliardi, ma abbiamo altre due squadre non rappresentate qui che sono oltre il miliardo, che sono il Liverpool e il Real Madrid. Magari del Liverpool nella top 8 dei campioni dei campioni ne parliamo l'anno prossimo. L'anno prossimo dovrebbe essere sicuramente lì. La Juventus e il Bayern di Monaco hanno un valore direi più o meno simile, e ancora una volta sottolineo la forbice tra le Big Five e diciamo le squadre medio-grandi d'Europa. Era un po' l'effetto cristallizzazione di cui parlavamo anche nelle volte scorse. Ci siamo anche divertiti a creare una top 11 dei giocatori più importanti che fanno parte di queste squadre. Avete scelto a KPMG il 4-3-3, evidentemente affascinati dal gioco offensivo. Insomma, questa è una formazione intanto equilibrata, perché bisogna dire che abbiamo cercato i giocatori più quotati delle rose di tutte le squadre campioni che hanno il valore più alto. Può anche giocare questa. Assolutamente, direi che è una squadra molto equilibrata, ben messa. Abbiamo i due terzini sono del Bayern Monaco, abbiamo tre giocatori del Manchester City, abbiamo tre giocatori del Barcellona, due del PSG, appunto gli attaccanti Mbappé e Neymar, e un rappresentante di una squadra italiana che è De Ligt, anche se De Ligt non giocava appunto nella Juventus nella scorsa stagione. Questi sono valori al primo gennaio 2020. È un giochetto, tendo anche a sottolineare che chiaramente ci sono dei valori che sono molto al di sotto dei top 11, prendo, non so, Alaba,
come esempio, ma chiaramente abbiamo scelto il migliore. Beh, certo, nel ruolo. E poi va anche detto che questi sono valori e parametri economici. Poi è chiaro, certo, che magari il posto per il Cristiano Ronaldo di turno, esatto, non so se lo trova facilmente, però questo lasciamo giudicare gli spettatori, ai tecnici, certo. Noi parliamo di numeri e di valori. Bene, allora, grazie Andrea Sartori per, prego, questa disamina sui campioni dei campioni, potremmo definirli così. L'appuntamento naturalmente con Football Benchmark torna la prossima settimana.